Ok, cominciamo oggi la parte relativa alla gravitazione universale, che è una parte che mi sta particolarmente a cuore, che è molto importante sia dal punto di vista scientifico, perché su questa è basata la nostra visione del cosmo, del mondo, dell'universo, sia dal punto di vista culturale, perché ha avuto un'enorme importanza nello sviluppo non solo della scienza, ma di tutta la cultura. E quindi è un argomento particolarmente importante. Ok? L'occasione, per fare questo un po' speciale, se volete, è anche legata al fatto che quest'anno ricorre il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, luglio 1969. E l'obiettivo di questa presentazione è mostrarvi come siamo passati da questo punto di vista, ok, da vedere la Luna dalla Terra, pardon, a questo punto di vista possiamo vedere la Terra dalla Luna. Non è mica una cosa da poco. Se l'aveste detto a uno all'epoca di Dante, l'avrebbero messo sull'orologio immediatamente. Ok? È un enorme salto. Qui dovrebbe esserci un filmato se... Non c'è. Quindi nei tempi di Rieder non lo c'è. Tutti gli ingegneri che hanno e i tecnici che hanno lavorato a realizzare questa impresa, il viaggio dell'uomo sulla Luna, hanno usato questa come equazione principe, la legge della gravitazione universale di Newton, pubblicata nel 1687, secondo la quale due corpi diversi diversa massa separata da distanza R si attirano con questa forza. Anche per questo lavoro Newton è probabilmente, ma non solo per me, il più grande scienziato mai vissuto. A Cambridge, al Trinity College, c'è una statua dedicata a Newton, qui non lo vedete tutto, ma solo c'è chi mi interessa solo la base. Qui Newton, qui genus humanum, ingegno superabile. Significa a Newton che ha superato l'ingegno, l'intero genere umano. Come ha fatto ad arrivare a questo risultato? Questo è quello che vorrei mostrarvi. La vulgata più comune, cioè quello che trovate su tutti i libri di testo, è che in un giorno d'estate in cui si rilassava sotto un albero di mela, gli è caduto in testa una mela e questo gli ha fatto venire l'idea della gravitazione universale. Questa è evidentemente una scemenza. Non può essere. Non è possibile. Ok? Perché? Perché la legge di gravitazione universale, cioè il fatto che tutti i corpi si attirano l'un con l'altro, è quanto di più lontano esiste dall'esperienza di tutti i giorni. Noi non vediamo niente che attiri qualcos'altro per la strada o nella vita comune. E Newton non lo vedeva. Com'è che è arrivato questo risultato? La leggenda della mela in realtà ha una sua ragione d'essere, è introdotta dal filosofo francese Voltaire, il quale scrive un testo, Voltaire contemporaneo di Newton, scrive un testo dove vuole spiegare ai contemporanei la filosofia e la scienza di Newton. E per motivare questo racconta della storia dell'albero, dove l'ha letta nel 2010, questo tra l'altro è la casa di Newton, dove è nato, questo è l'albero, in un disegno di circa un paio di secoli fa. Okay. Nel 2010 la Royal Society, di cui Newton fu presidente, pubblica questo manoscritto. Lo rende pubblico. Questa è una biografia di un certo William Stapley,
scritta nel 1752, quindi quasi 30 anni dopo la morte di Nietzsche, in cui Stapley racconta, lì c'è il testo, che una volta è andato a trovare Newton e siccome c'era il tempo era bello, io sono andato fuori e sono preso un tè all'esterno e mentre passavano sotto quella mela, Newton gli dice qui sotto, un giorno, tanti anni fa, la mela mi è caduta in testa e ho avuto un'idea della vita universale. Okay? Questo lo racconta Newton, non abbiamo motivo di dubitare che fosse vero. Però in realtà la storia è andata in modo molto diverso. Okay. E adesso vediamo di capire il perché. Passiamo all'altra presentazione, qui vedremo come si è formata la nostra visione del cosmo, cioè qual è la genesi di questa teoria. Qualcosa in dettaglio sul Principia, il testo scientifico più importante mai scritto, l'opera di Newton, e alcune considerazioni conclusive con cui cerchiamo di capire perché Voltaire ha scritto quel tipo di racconto. In tutti i popoli antichi anche preistorici, il cielo ha sempre avuto una enorme importanza. Qui c'è il complesso di Stonehenge, datato 3000 anni prima di Cristo, e gli archeologi hanno ormai, l'opinione abbastanza condivisa, che si trattasse di un osservatorio astronomico, di una specie di calendario. Perché? Perché i druidi avevano bisogno di celebrare determinate funzioni religiose in determinate stagioni dell'anno. Quindi per motivi religiosi, ma anche per motivi di tipo legati all'agricoltura, semina, raccolti, dicendo, qui c'è una cosa analoga in Mesopotamia, una stele di 2700 anni prima di Cristo. In tutti i casi, la visione del cosmo antica è legata alle divinità, cioè sono gli dei che rendono l'universo tale quale lo vediamo. Qui c'è un papiro, il papiro di Greenfield, 1400 a.C., in cui è rappresentato il cielo, questa figura femminile disposta ad arco, la dea Nut, la terra, il dio Geb, creato per terra, e Shu, che sorregge il cosmo, il cielo. Cioè, prodotto dagli dei. È chiaro che se io voglio capire quello che ho davanti e non trovo spiegazione, mi invento qualcosa. Siccome l'opera che abbiamo davanti, cioè l'universo è così grandioso, mi immagino che l'ha fatta qualcuno che è infinitamente più intelligente, più capace di me, cioè gli dèi. Ma sugli dèi non si discute, non posso andare a discutere o capire cosa fa un dio. Gli dèi fanno quello che gli pare, punto fine. Quindi è una spiegazione che ha il suo senso, ma fa parte del mito. Il mito in greco significa racconto. E in quanto tale è privo di possibile discussione. Qui per esempio c'è un analogo di una mappa stellare cinese, questo vado un po' più veloce. Da quello a quello che pensiamo oggi possiamo individuare tre punti fondamentali. Il primo è che non siamo noi il centro dell'universo. Poi in realtà le dimensioni dell'universo non è tutto finito e come i corpi interagiscono l'uno con l'altro per questo universale. Oggi vedremo forse due di questi punti. Come siamo arrivati alla visione della Terra dal cosmo? In tutti i popoli antichi, ma tutti, proprio dalla Corea agli Eschimesi, alle popoli precolombiani, gli popoli africani, gli scandinavi, tutti hanno una visione grosso modo che concorda in questo tipo di struttura. La Terra è un disco piatto, circondato dal mare, diciamo, sormontato da una specie di struttura a semisfera, nella quale sono incastonate le stelle.
e questo piatto è sorretto da, per lì la fantasia si utilizza, dice, i vichinghi pensano che sia un albero, gli indiani che ci sono degli elefanti, c'è di tutto, e di qui ci sono delle colonne, e quindi tutto cade verso il basso. La distinzione tra alto e basso è universale, dovunque è la stessa, ok? E devo dire, ed è tutto finito, è tutto racchiuso lì, non c'è altro. Ci sono diverse immagini, un popolo diverso, che grosso modo concordano con questo. Questa l'hanno fatti gli americani, ovviamente, e in fondo hanno visto la foto della Terra fatta dalla NASA. Peccato che se 26 secoli fa un popolo non avesse detto no, la Terra non è fatta così ma è una sfera, la legge dello spazio, nessun astronomo americano ci sarebbe mai sognato di andare a fare. Quindi c'è un passo importante precedente a quello, che è legato ai pitagorici nel IV secolo a.C. Tutto per mostrarvi i tratti comuni in molti popoli della Terra. A un certo punto le cose cambiano. Cambiano molto. Cosa succede? Beh, in un cittadino della Turchia, della quale Turchia Mileto, una persona comincia a pensare diversamente. Anassimandro di Mileto, che è vissuto a cavallo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo, dice: no, dei fenomeni naturali cerchiamo la causa nella natura. Uno storico romano, Plinio, nel primo secolo d.C., parla di Anassimandro e dice questa frase, ed è un fore, è il titolo della lezione che prende spunto proprio da lì. Dice, si narra, traditur, che fu Anassimandro di Mileto per primo ad aprire le porte della natura. È quello che ha aperto la strada per capire i fenomeni naturali. Per fare un esempio, è il primo che dice non è che piove perché Zeus manda la pioggia o i fulmini. No, Zeus non c'entra. C'è la pioggia perché l'acqua del mare è scaldata dal sole, evapora, forma le nuvole, quando le nubi si scontrano piove. Questo ciclo dell'acqua, di solito si studia all'elementare. Primo a parlare del ciclo dell'acqua è Anassimandro. Non solo, ma è il primo che usa il termine fisica. Si vede un'opera di metter giunta tra le parti frammento che si chiama Sulla natura, Terizio, il quale dice le cose accadono una concatenata all'altra, cioè quello che accade è causato da una roba che viene prima e causa quello che viene dopo, secondo necessità. Usa queste parole. Questo significa che le cose non succedono per caso. C'è una ragione, esistono delle leggi fisiche che spiegano i fenomeni naturali. La ricerca delle leggi fisiche che spiegano i fenomeni naturali nasce lì. 26 secoli fa, un fisico moderno, attuale, non fa altro che continuare il lavoro di Anassimandro. Non solo, ma concepisce anche un'idea universale, che è ancora ciò che muove il lavoro di ricerca in fisica e in ambito scientifico in generale. C'è un principio unico che spiega tutti i fenomeni. La teoria del tutto ha origini lì. Anassimandro dice il principio naturale che spiega tutto si chiama apeiron, che significa indefinito, cioè c'è qualcosa che spiega tutto. Cercare questo qualcosa è quello che motiva la ricerca attuale, 26 secoli dopo. Ma se la Terra è appoggiata sulle colonne, via dicendo, perché non cade anche la Terra? Perché ci sono le colonne sotto? Ma allora, che cosa fa? Come fa il Sole di notte? Cosa fa? Secondo gli egiziani, schema egizio, il sole tramonta, prende una barca, fa il giro e riparte il giorno dopo. Una cosa complicatissima. Anassimandro dice non c'è una spiegazione più semplice
Io dico, non dico che quello che vedi non sia vero, ma voglio pensare qualcos'altro. Comincia a pensare con la sua testa. E ogni volta che una persona pensa con la sua testa, tutta l'umanità fa un passo avanti. La storia è piena di questi esempi. Questa è una foto a lunga esposizione del cielo notturno. Tutte le stelle ruotano attorno alla stella polare. Okay, quindi queste le vedo fare il giro completo, queste no, perché magari girano dietro qua su una montagna. È come se io vedo una persona in lontananza che cammina, a un certo punto sparisce perché va dietro una casa e la casa dall'altra parte, non penso che ha preso una barca, fatto il giro della terra e girato dall'altra parte, penso semplicemente che c'era spazio dentro la casa e si è girato dietro. Quindi la Simandro dice, ma non è più semplice pensare che queste stelle in realtà girano attorno alla terra e vengono fuori dall'altra parte? È molto più semplice, funziona meglio. Ma se girano sotto la terra significa che la terra non è un disco piatto sormontato da mezzo, da un emisfero che è il cielo, è un pezzo di roccia che galleggia nello spazio, o cielo non sopra la testa ma anche sotto i piedi, e le direzioni alto-basso, su-giù, sono equivalenti, e la sua idea di terra è un cilindro che è un pezzo di roccia che galleggia nello spazio. Quindi non ha senso che la terra cada in giù, altro perché non cade in giù, perché non c'è nessun giù. Perché ciò che è alto e basso per chi sta qua su questa faccia è l'inverso sotto. Quindi non c'è motivo per cui la terra debba cadere. Questo è un sistema estremamente più semplice. Non so se mi sono spiegato. Il passo successivo lo fa la generazione dopo Anassimandro, i pitagorici, i quali dicono, ma perché generalizzare solo l'alto basso? Tutte le direzioni sono equivalenti. Quindi la Terra in realtà non è un cilindro, è una sfera. E questo lo sappiamo perché storici e autori di epoca romana ce lo raccontano. Dicono, secondo Diogene Laerzio, fu Pitagora prima a dire che la Terra è una sfera. Altri attribuiscono a Parmenide, un altro pitagorico. Il fatto che la Terra fosse una sfera da quella da Anassimandro ai pitagorici, nell'arco di una generazione, è divenuto patrimonio comune della cultura greca e nessuno l'ha più messo in discussione. E nessun altro popolo ci è arrivato indipendentemente. Tutti i popoli che l'hanno imparato da lì. Qualche diapositiva fa vi fate vedere la mappa stellare cinese. Nello stesso periodo in cui in Grecia viveva Anassimandro, in Cina viene fondato l'imperiale istituto di astronomia. Perché l'imperatore, essendo il padrone dell'universo, aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse a scandire i tempi. Quando nel 1604 il padre gesuita Matteo Ricci arriva in Cina per evangelizzarla, porta con sé il sistema eliocentrico, trova un popolo molto evoluto ma che è ancora convinto che la Terra sia piatta. 20 secoli di storia indietro rispetto ai greci. Perché? Beh, la principale fonte da cui ho tratto queste informazioni, che è il professor Lucio Russo, è il direttore della scienza a Roma, e uno dei maggiori fisici teologi viventi, che è Carlo Rovelli, sostengono che l'astronomo cinese non fa altro che fare l'astronomo. Non fa. Anassimandro, filosofo, un studioso greco, si occupa di astronomia, fisica, biologia, natura, meteorologia, letteratura, poesia, arte, fa di tutto. Se uno fa sempre solo una cosa, non gli verrà mai in mente di pensare qualcos'altro rispetto a quello che pensa di solito. Mettere le mani in tante salse è fondamentale, per questo vi si propongono tante materie diverse. Per questo è fondamentale cimentarsi in tutte, perché vi sarà utile, perché è indispensabile per la vostra formazione. Se faccio solo una cosa non cambierà mai niente. Ok?
Aristotele è il primo che elenca i motivi per cui la Terra è una sfera. Uno è, per esempio, il fatto che, non so se vedete, si vede un po' sbiadita, ma è il profilo di una nave di cui non si vede lo scafo. Perché si vede lo scafo della nave? Perché è sotto l'orizzonte. La Terra, essendo curva, l'orizzonte copre la parte bassa della nave. Al di là di questo, andate a grado una giornata di sole e guardate verso Lignano, la base di grattacieli non la vedete. Perché la Terra è curva. Vedete la parte sopra dei grattacieli, ma non quella sotto, perché è coperta dall'orizzonte, dalla curvatura terrestre. Una specifica molto facile. Meglio se avete un binocolo. La Terra è una sfera. Quanto è grande? Beh, nel terzo secolo avanti Cristo, il direttore della biblioteca di Alessandria, tra cui torneremo tra poco, la misura concepisce una compagna di misure, di osservazioni topografiche, e arriva a misurare la circonferenza terrestre con l'errore dell'1%. Notevole. Ok, senza avere il computer. Solo utilizzando la geometria. Ok, la Terra è una sfera. Cosa fa questa sfera? Beh, il primo che se ne occupa, uno dei primi in realtà dovrei dire, è Aristotele, che dà una sistemazione, diciamo così, alla filosofia della sua epoca. E dice, la Terra sì, è una sfera, ma sta dove sta perché il centro della Terra è il centro dell'universo. Nell'universo esistono, questo fatto Aristotele, sì, per questo, nell'universo esistono luoghi speciali. Il luogo speciale per eccellenza è il centro dell'universo, che ha la facoltà, la proprietà di attirare i corpi pesanti. Per questo la Terra si è condensata lì. Altri posti non hanno questa proprietà. Quindi è ferma al centro dell'universo, tutto le gira attorno, il vuoto è assoluto e l'universo è finito. Il resto dei pianeti gira a sfera attorno alla Terra. Ok? Ma che questo, di solito si dice, la filosofia di Aristotele era quella dominante all'epoca, ha dominato per tutto il Medioevo. Ahimè, non è vero. Che non è vero, ce lo dice lo stesso Aristotele, in una delle sue opere principali, quando parla del cielo. Nel De Cielo, sul cielo, Aristotele dice, per prima cosa vado a discutere del fatto che altre persone pensano che la Terra si muova. Non solo, ma dice, ponendola al centro, si dice che ne fanno uno degli astri, cioè Aristotele era preoccupato del fatto che c'erano persone evidentemente di cultura, se non l'avete considerate, che fanno della Terra un mondo come tanti altri. Il primo che dice questo, che l'universo è infinito e che la Terra non è che uno dei molti mondi che lo occupano, è Democrito, il padre dell'atomismo. E ci sono altri pitagorici che affermano che la Terra non solo è una sfera, ma gira in realtà, è in moto. Non è fermo. E Aristotele si preoccupa di dire questi si sbagliano, secondo lui. Quindi la sua idea non era per niente quella dominante, era una delle tante. Perché noi la riteniamo quella dominante? Perché quanti? 4-5 secoli dopo, Tolomeo, ad Alessandria d'Egitto, ignora questi fatti e torna al sistema geocentrico. Siccome quella è l'opera su cui si è basata l'astronomia per tutto il Medioevo fino al 500 circa, quella per noi è arrivata e la chiamiamo filosofia dominante, ma non lo era per lui. Altri pensavano in un altro modo. Durante l'epoca che va dalla morte di Alessandro Magno alla caduta dell'Egitto in mano romana, c'è un'epoca che si chiama l'ellenismo, in cui c'è un fiorire di attività scientifica enorme. Viene scritto Gli elementi di Euclide, che è il secondo libro più letto dall'umanità dopo la Bibbia. È un libro di geometria. Viene inventata letteralmente la medicina scientifica. Nasce l'anatomia e la fisiologia. Aristotele era convinto che il cervello servisse per raffreddare il sangue.
Erofilo di Alessandria, di Calcedonia, che lavora ad Alessandria, riesce a distinguere i nervi motori dai nervi sensori e lavora in ottica a fianco di Euclide. La prima teoria scientifica mai apparsa sul pianeta è l'ottica di Euclide, in base alla quale si è costruito il faro di Alessandria, che mandava luce a 40 km di distanza, serviva a guidare le navi. I teatri vengono allestiti e costruiti in base all'ottica, agli effetti di ottica degli spettatori. La prospettiva nasce lì. Piero della Francesca nel Rinascimento la impara da quei testi lì che tornano in Europa. Okay? E in questo ambito si fa molto anche sia in meccanica che in geometria, che in astronomia. Dopodiché, qui per esempio avete questa figura che è molto importante, viene da questo libro, Stelle alte nei velieri, vi consiglio. Questo è un indicatore dello sviluppo scientifico. Questo istogramma mostra il numero di osservazioni astronomiche nelle diverse epoche. Qui vive il Parco di Nicea, uno dei più grandi astronomi dell'antichità. Qui Tolomeo, secondo secolo d.C. Tra i due ci sono 200 anni di arresto di Fermi. Immaginate che da adesso in poi, per 200 anni, nessuno apre più un libro matematico di fisica. Tra 200 anni le persone non sono più in grado di capire quello che facciamo oggi, ma neanche tra 20 anni. Chi è che ha causato questo effetto? L'impero romano. I romani arrivano in Egitto, non gli interessa quel tipo di attività. Il Museo di Alessandria, il primo istituto di ricerca pagato dallo Stato, dove ci sono persone incaricate di aumentare la conoscenza. L'Egitto è il primo Stato che ha un sistema sanitario nazionale. Il faraone paga i medici che curino chiunque si presenta a loro. Ma 500.000 persone ad Alessandria, 400 bagni pubblici erano molto puliti. Un acquedotto che filtrava e rendeva potabili le acque del Nilo, una tecnologia di primo ordine. Ai romani questo interessa solo a un certo punto. Cosa fanno? Bloccano la biblioteca di Alessandria, non la fanno più funzionare, nominano direttore generale e portano tutti gli studiosi a Roma perché siano maestri dei loro figli. E per 200 anni si fa quasi più niente, si fa che leggere i libri vecchi. L'attività riprende marginalmente qua, ma molte delle idee vecchie non si capiscono più. Un esempio è questo personaggio con nome di Samo. Un poeta, Callimaco, poeta del romano del primo secolo d.C., afferma che Conone aveva spiegato il mondo dei pianeti. Dice, beh, ma è un poeta, cosa avrà capito? Ha capito niente. La tesi di Callimaco è valorata per il fatto che Archimede, quello che noi riteniamo il più grande genio dell'antichità, riteneva Conone il più grande genio della sua epoca. Quindi Archimede ha imparato da Conone. Di questo però, oltre a quello che è scritto sulla diapositiva, non sappiamo niente, è dato perduto tutto. Perché il sistema geocentrico non funziona? Per questo motivo. Questa è l'orbita di Marte. Se guardate Marte in cielo, ovviamente nell'arco di molto tempo, lo vedete fare questo tipo di giro. Questa non è una circonferenza. Si chiama retrogradazione planetaria. Marte a un certo punto si ferma, torna indietro, poi ritorna ad andare avanti. Questo nel modello geocentrico è inspiegabile. È qualcosa che mette in crisi il modello. La spiegazione, vediamo se riusciamo a vedere il filmato, non parte, è il fatto che il moto è apparente se lo guardo dalla Terra, siccome l'orbita della Terra è un'orbita più veloce di quella di Marte e Marte è più lento, lo vedo restare indietro e dopo, a seconda della posizione relativa, lo vedo che si sposta in avanti. Avevo un filmato, chissà se lo mostrerò magari dopo. Quindi ci sono motivi perché uno dice si inventa il fatto che la Terra si muove. Perché se la Terra si muove attorno al Sole, anziché essere dentro l'universo, si spiegano molto facilmente tutti i moti degli altri pianeti.
perché i terapeutisti in realtà non funzionano. I terapeuti sono delle persone a cui non è mai stato spiegato questo, evidentemente. Ci sono dei motivi oggettivi di osservazione che rendono sì che la Terra afferma un sistema che non funziona. E questo l'hanno detto diverse persone anche prima di Aristotele. Il ceto di Siracusa, contemporaneo di Aristotele, quando si conosce tutto Eratide Pontico, e un certo Aristarco di Samo, terzo secolo avanti Cristo, in cui il primo che dice, beh, cambiamo il sistema, cambiamo il punto di vista, proviamo a pensare che la Terra è non ferma al centro dell'universo, ma con tutti i pianeti che ruota attorno al Sole. Questo è un grande punto di vista. Chi ce lo dice questo? Beh, un altro storico, nativo della Grecia, ma in realtà è vissuto a Roma, dice che Aristarco ha cercato di salvare i fenomeni, un gergo dell'epoca, significa capire quello che succede. Fainomeno in greco significa l'apparenza, quello che vedo, e salvare, afferrare, trattenere, significa capire. Riesco a capire quello che vedo, usando un sistema dove la Terra gira attorno al Sole. Solo che lui l'ha preso come ipotesi. E l'orbita in cui la Terra si muove è un cerchio obliquo. Questo è molto importante. Cosa vedete in mente quando pensate a un cerchio obliquo? Ho un cerchio, lo giro, un'ellisse. Il primo che ha avuto l'idea che il moto della Terra fosse un'ellisse non è stato Ebreo. Era già qua. Ok, stiamo per finire, vediamo se riusciamo a fare un altro paio di passaggi. Seleuco dimostra, Aristarco assume per ipotesi che la Terra sia immota. Seleuco lo dimostra. Come fa? È vissuto circa 100 anni dopo di Aristarco. Usa la teoria delle maree. Perché le maree? Beh, fino ad Alessandro Magno le maree nel Mediterraneo sono poco importanti, il mondo occidentale conosceva solo quelli, non c'è molta escursione. Alessandro, e quindi non venivano molto trattati. Alessandro manda, arriva in India, il suo esercito costruisce una flotta, scendono l'Indo, il fiume che separa l'India dalla penisola arabica, ormeggiano le navi, ma il mare si ritira e lascia tutto in secco, una cosa mai vista prima. Il giorno dopo trovano le navi distrutte, la marea risalendo le ha fatte urtare contro l'una, contro l'altra, contro gli scogli, e le ha distrutte completamente tutta la flotta. Ecco che le maree diventano importanti. C'è un buon motivo per studiare le maree. Seleuco se ne occupa e non solo dice non si spiegano le maree se non penso che la Terra ruoti. La forza centrifuga che subiscono gli oceani durante la rotazione è parte della spiegazione delle maree. Non solo, ma se confronta le maree nell'Oceano Indiano e in quello Atlantico, dice tra i due deve esserci qualcosa, perché le maree hanno ritmi e ampiezze diverse, tra i due deve esserci un continente. È la prima indicazione dell'esistenza del continente americano. Non è coperto che Colombo scopre l'America. Perché la Terra è una sfera? Abbiamo capito che è una sfera, ma perché? 5 minuti abbiamo. Parlo velocissimo. Ce lo spiega Archimede, usando il principio di graggiamento dei corpi, che non è quello che c'è sui libri di testo. La frase un corpo immerso nell'acqua riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al liquido del peso del corpo spostato è un teorema che Archimede dimostra. C'è una bella differenza tra principio e Archimede. Il principio è qualcosa che uno assume per vero senza dimostrarlo. Il teorema è qualcosa che in base ai principi riesco a dimostrare. Il vero principio di Archimede è questo: se ho porzioni di liquido contigue, queste sono in equilibrio a meno che non abbiano pressioni diverse. Quello, se ha una pressione diversa, spinge via quello che ha meno pressione.
e la pressione o compressione è legata da quanto liquido, da quanto liquido c'è in verticale sopra il punto che sta esaminando. Quindi è chiaro che se la Terra non fosse una sfera, dove c'è più liquido sopra il livello, questo schiaccerebbe via l'altro e la Terra diventerebbe una sfera. Quindi l'unica configurazione di equilibrio è una sfera. Qui è il primo passo verso la geofisica, verso la geologia, lo studio della storia della Terra, del perché la Terra è una sfera. Ma poi, questo lo vedremo la prossima volta, perché adesso tocca chiudere, la Terra è una sfera, sì, ma posso applicare il principio di Archimede ai liquidi. Però qui siamo sulla roccia. Quindi posso dedurre che una volta la Terra era tutta liquida e si è solidificata dopo. Un altro passo verso la geofisica, dovuto ad Archimede. E ce lo dicono i contemporanei di Tomeo, il primo secolo avanti Cristo, Diodoro Siculo, racconta che la Terra una volta era liquida e che si è solidificata dopo. E Diodoro Siculo l'ha imparato da Archimede. Quindi analizzando questi testi abbiamo enormi informazioni su come si è evoluto il concetto di come è fatto il nostro universo. Il punto nodale, ahimè, tocca rimandarlo, lo vedremo la prossima lezione, per adesso mi fermo qua. Ci sono domande? Bene. La prima parte.